Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Incominciano nuovamente le serate con gli amici, le grigliate, i barbecue e allora oggi prepariamo insieme gli spiedini di carne, quelli buoni fatti in casa, fatti da noi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono il maiale. Io ho scelto la coppa di collo, si chiama questo taglio specifico che ha del grasso che quando si scioglie una volta grigliato non vi so dire. Il pollo e la luganica. Precisamente ci sono circa 400 grammi per ogni tipo di carne. Ci servirà un peperone rosso, un peperone giallo, una cipolla di Tropea, una zucchina, dei pomodori datterini gialli, dei pomodori pizzutello. Erbe aromatiche, se le avete fresche va benissimo, io userò invece le erbe di Provenza. Olio, sale e pepe a piacere. Io non vedo già l'ora di incominciare. E voi? Mettiamoci a cucinare allora. Ai nostri tre tipi di carne ho aggiunto dell'olio, delle erbe di Provenza. Manca solo il sale. Tutto attorno. Copritelo con carta trasparente e lasciatelo marinare in frigorifero per circa un'oretta. E ora occupiamoci delle verdure. Occupiamoci delle verdure. Prima cosa, la nostra cipolla. Io ho scelto la cipolla di Tropea, potete scegliere tranquillamente anche una cipolla rossa, del cipollotto per un sapore più dolce. A pezzi grossolani, in questo modo. Aggiungiamola alla ciotola. La zucchina a rondelle di circa mezzo centimetro. Aggiungete anche lei alla ciotola. Il peperone giallo, tagliate i quattro lati e poi tagliate le falde. In questo modo, questo vi faciliterà, questo è un trucchetto, se non lo sapete, perché così vi rimane praticamente tutta la parte bianca direttamente attaccata al picciolo e non sprecate neanche un po' di peperone. Fate la stessa cosa anche poi col peperone rosso, mi raccomando. Ora mancano solo i pomodorini. I pizzutello, visto che io li ho trovati così grandi, tagliateli pure a metà. Se voi li trovate più piccoli, lasciateli pure interi. Dentro la ciotola insieme agli altri ingredienti. E infine i datterini, dentro. Ora non ci resta che condire con delle erbe di Provenza, se le avete, se avete del timo, dell'origano fresco, anche del prezzemolo, se volete, aggiungetelo pure tranquillamente. Abbondante olio, extravergine d'oliva, mi raccomando, sempre quello buono, e del sale. Un pizzico abbondante. Ora andiamo a mescolare bene e lasciamo riposare, anche a insaporire bene tutti gli ingredienti, anche a temperatura ambiente per una mezz'oretta circa. Ci vediamo dopo per comporre i nostri spiedini. Ho messo a riscaldare una piastra a fuoco lento, così che sia ben calda una volta che abbiamo assemblato tutti i nostri spiedini e li andremo poi a cuocere. Potete utilizzare per gli spiedini due tipi di spiedo, uno di metallo, molto si trovano in qualsiasi negozio, idem questi qua di legno. Questi qua di legno, mi raccomando, bagnateli prima di utilizzarli. Io inizierò da questi, assemblateli come più piace a voi. Io inizio dal pollo, la cipolla, la zucchina, potete prendere poi il maiale. Continuate a assemblare lo spiedino, come più piace a voi, ci vediamo fra qualche minuto. I nostri spiedini sono pronti, non ci resta che andare a poggiarli sulla griglia. Uno alla volta. Questi dovranno cuocere per un quarto d'ora circa in totale. Vediamo dopo.
Se volete potete anche coprirlo con un foglio di alluminio per creare l'umidità, quella giusta per rendere la carne bella morbida e succosa. Noi li stiamo facendo a casa, naturalmente se avete una griglia di quelle homemade, un bel barbecue, sapete bene che rendono al 100% anche lì. Io li faccio finire di cuocere e nel frattempo vado a apparecchiare la tavola. Eccoci qui, i nostri spiedini homemade fatti in casa sono pronti per essere gustati. Accompagnatele con un'insalatina fresca, delle verdure di stagione, le salsine che più vi piacciono, insomma, come volete voi. Io non vedo l'ora di andare a gustarli, aspetto solo gli amici per pranzo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.